Le voci dei ragazzi, muniti di fischietti, striscioni e cartelli, per alimentare la protesta delle mamme degli alunni di Villa Fabio a Pescara, scuola che ospita 7 classi tra materna, primaria e media. Dopo lo sciopero del 28 febbraio, la protesta è arrivata sotto Palazzo di Città. Il dito è puntato sulle troppe carenze strutturali, la mancanza di sicurezza, senza contare le false promesse. Le mamme. Non funzionano i sanitari, non funzionano i termosifoni, comunque è piccola per contenere tutti questi ragazzi. Oltre al fatto che i sanitari sono la cosa principale per questi ragazzi, che c'è qualcuno che ha problemi di esigenza di andare in bagno e non è possibile accontentare tutti. I professori ci supportano, sono bravissimi, non possiamo dire diversamente, però dall'altra parte i genitori che devono fare? Prendere provvedimenti sia per i ragazzi, sia per l'istruzione, sia per aiutare anche i professori ad aiutare noi istruzione stessa. Sono 4 anni che aspettiamo, ci avete messo a Villa Fabio facendoci delle promesse, dicendoci no ma è solo un anno, non vi preoccupate, vi riconsegneremo la scuola non ci è stata mai riconsegnata, è buttata lì in fase di ristrutturazione, addirittura invece l'elementare, la San Giovanni Bosco, è stata chiusa perché non andava bene, cedeva per il terremoto, non era adatta e quindi non è stata più riaperta. Ci avete messi tutti a Villa Fabio, noi rivogliamo la scuola, se no la scuola andrà chiusa perché non ci saranno più iscrizioni, punto. Una delegazione di mamme ha poi incontrato l'assessore Giovanni Santilli, ma i problemi a quanto pare rimangono. Quello che è uscito fuori, che è scaturito, è il fatto che comunque la scuola Michetti dovranno chiudere i lavori ancora con la ditta appaltatrice di Roma e poi verrà presentato un progetto al comune, un nuovo progetto, dove da lì partiranno i lavori dagli errori fatti da questa vecchia ditta appaltatrice. Quindi non ci hanno dato dei termini, non ci hanno dato delle scadenze, partiranno una volta riavuto il nuovo progetto verso aprile-maggio, ma la scuola ovviamente, come dice l'assessore, non si fa in 4 mesi, quindi non si tratterà neanche nel 2025, ma quando non si sa, il termine non ci è stato detto. Quindi non siamo per niente soddisfatti di questa cosa e quindi ad oggi noi ci troviamo ancora in questa situazione.